ADV Express in una casa un po' particolare, quella di Daikin, che si prepara al lancio di un innovativo prodotto con una formula non convenzionale e con protagonista il Mago Forest. Siamo con il responsabile comunicazione dell'azienda, Marco D'Antona, che ci svelerà in anteprima questo progetto. Siamo in realtà nella casa del Mago Forest, che interpreta 5 differenti personaggi. C'è una festa di fidanzamento e ad un certo punto scompare un bellissimo prodotto, un innovativo prodotto Daikin, il nuovo Nexura. E si tratta di 5 video che andranno sul web in marzo, verso la metà di marzo, per lanciare questo nuovo prodotto. È un'attività di marketing non convenzionale, ovviamente un'attività di web virale. E quindi sarà declinata su YouTube piuttosto che su Facebook e avrà come base un mini sito il cui nome non conosciamo ancora, ma presto lo sapremo e lo definiremo. Quindi. Sempre firmato Bitmama? La produzione by Bitmama, che è la nostra società che ci cura lo sviluppo del web. Armando Testa è da anni il nostro partner in comunicazione, noi ci troviamo bene. Da 1997 che facciamo comunicazione con lui, quindi con successo, anche perché la nostra azienda ne sta raccogliendo tutti i frutti. Dunque, un approccio non convenzionale è quello con il web, che però voi state abbracciando da 3 anni più o meno, quindi non siete alla prima esperienza. E le 2 precedenti esperienze vostre con la rete sono state vissute con altri 2 testimonial di tipo completamente diverso da questo. Perché avete scelto Forest e come legate l'immagine di un comico al vostro nuovo prodotto? Siamo partiti con Migone per il lancio di un prodotto tecnologico come Ururu Sarara. Poi abbiamo fatto una nuova esperienza l'anno scorso con la Surina, Giorgia Surina, che lanciando un prodotto di design come Emura rappresentava con la sua bellezza il design di un prodotto assolutamente di puro design, insomma, un prodotto unico da questo punto di vista. E quest'anno abbiamo scelto Forest, chiaramente sempre sull'onda del testimonial nel web, che è una cosa che ci contraddistingue appunto, e perché insieme alla sua fidanzata bellissima incarnano quello che è la bellezza di questo nuovo prodotto, la fidanzata, non Forest, e lui l'intelligenza, l'umorismo intelligente, che è metafora anche di tecnologia. Quindi abbiniamo diciamo appunto l'ironia di Forrest con la bellezza della sua fidanzata. Daikin sceglie questo tipo di approccio per il nuovo prodotto, però poi continua anche la comunicazione classica sul resto della gamma. E soprattutto, quale sarà la prossima vostra uscita media? E noi normalmente in questi ultimi 3 anni abbiamo sempre operato in questo modo, abbiamo fatto una pre-campagna, come in questo caso dedicata a un prodotto e fatta praticamente sul web. Quest'anno utilizzeremo anche un po' di stampa per pubblicizzarlo, stampa quotidiana, e poi riprenderemo la comunicazione istituzionale da maggio, come diversi anni a questa parte, con televisione, radio e ancora web. Non sappiamo ancora che cosa svilupperemo nel web, anche perché le possibilità sono ormai infinite e nel nostro piccolo cerchiamo sempre di trovare qualcosa di originale e unico da presentare al nostro pubblico.